per celebrare l'Eucaristia in questa solennità dell'Epifania, chiediamo perdono al Signore, perché spesso anche noi, come Erode, abbiamo preferito le tenebre alla luce. Apriamoci quindi alla luce, riconoscendo umilmente i nostri peccati. Per essere perdonati, Signore, luce delle tenebre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, gloria di Israele, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, atteso delle nazioni, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, che già ti abbiamo conosciuto per la fede.
Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, né di vita volge il corso, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re con lo splendore del tuo sorgere. Alza il tuo corpo e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai agiato, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del male si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di maglia e di efa, tutti verranno da Saba, portando oro e e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Yeah.
dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato al vostro cuore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il ministero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamati in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Finché giunse
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono il loro segreto e gli offrirono il dono, oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare alle notte, per un'altra strada fecero un ritorno al loro paese. Se noi cari amici ci lasciamo avvolgere da questa luce, allora la nostra
discepoli di Gesù oggi, in un mondo che sembra ottenebrato dal male. Come immagini anche noi sappiamo scegliere la luce e seguire la luce. Vogliamo invece non imitare l'errore che ha voluto scegliere le tenebre ed è rimasto nelle tenebre della morte e del peccato, che porta soltanto ad una strada chiusa, ad un vicolo cieco, ad una situazione di completa solitudine e abbandono. Cristo è la nostra e noi vogliamo lasciarci avvolgere da questa luce. Questo dobbiamo chiedere al Bambino di Betlemme. Lui che, come ci ha ricordato l'Apostolo Paolo nel brano tratto dalla lettera agli Efesini, cioè ai cristiani di Efeso, è il mistero nascosto da secoli e rivelato a noi per bontà di Dio nella pienezza dei tempi, quando ormai Dio aveva preparato tutto per la nostra salvezza. Lui è il mistero che noi siamo invitati a scoprire giorno per giorno. Certo, il mistero è inesauribile nella scoperta della sua ricchezza, ma noi possiamo addentrarci in questo mistero per scoprire la ricchezza dell'amore di Dio per noi, per ciascuno di noi, per scoprire la bellezza della amicizia intima personale con Lui, per scoprire tutta la bontà e la grazia che vengono da Cristo. Lui che è veramente il nostro Salvatore, non a parole, ma nella realtà concreta della nostra vita di ogni giorno, nei suoi dolori e nelle sue gioie. E immagini, questi personaggi, chi erano? Il Santo Padre Benedetto XVI, che nella sua omelia del 6 gennaio del 2012 così si esprimeva nei confronti dei magi. Gli esperti ci dicono che essi appartenevano alla grande tradizione astronomica che attraverso i secoli si era sviluppata nella Mesopotamia e ancora rifioriva. Ma questa informazione da sola non basta. C'erano forse molti astronomi nell'antica Babilonia, ma solo questi pochi si erano incamminati e hanno seguito la stella che avevano riconosciuto, quale stella della promessa, quale indicatore della strada verso il vero del Salvatore. Essi erano, possiamo dire, uomini di scienza, ma non soltanto nel senso che volevano sapere molte cose, volevano di più, volevano capire che cosa conta nell'essere uomini. Probabilmente avevano sentito dire della profezia del profeta pagano Balaam, una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Essi approfondirono la promessa. Erano persone dal cuore inquieto, che non si accontentavano di ciò che appare ed è consueto. Erano uomini alla ricerca della promessa, alla ricerca di Dio. Ed erano uomini vigilanti, capaci di percepire i segni di Dio, il
chiediamo al Signore di essere coraggiosi, coraggiosi nella fede, nel vivere e testimoniare la fede, di essere umili, perché degli umili è il regno dei cieli, di essere pieni di gioia, come abbiamo sentito nel Vangelo, al vedere la stella dopo che si era inclinata a Gerusalemme, provarono una grandissima gioia che tutti quanti noi, cari amici, come i magi, possiamo provare la grandissima gioia della luce della fede che dà senso, vigore e meta alla nostra esistenza umana, così.
Ricordati dei nostri fratelli che
speranza della risurrezione, per i tutti i defunti che si abitano alla tua presenza, ammettiti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci dare pari tra di noi terra, insieme con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli apostoli e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono grati di Gesù Cristo, con Dio canteremo la tua gloria.
la tua donna.